Mercury Comics. Ed eccoci di nuovo qui, il flusso va continuo su Twitch. Prima avete sentito parlare di un gioco, abbiamo fatto un unboxing in diretta e adesso siamo ritornati con i fumetti. E con noi Luca Berlati, ciao! Ciao, piacere, grazie per l'invito. Grazie a te per essere venuto qui, perché so che non è facile passare dal Napoleone a Carducci così in queste giornate. E beh, perché Luca è qui? Perché ieri sera io, facendo il consueto giro al Napoleone dopo le interviste, ringraziando quelli che sono venuti, ero passato allo stand della Polignani e ho visto un fumetto che mi interessava, quindi l'ho preso. Stasera, stanotte me lo sono letto e quindi stamattina sono passato dicendo: svegliate Luca, fatelo venire da noi. E quindi abbiamo visto la faccia del tecnico che arrivava ad aggiustare le telecamere. Quello che avete visto è il nostro regista Marco, detto anche Musci. Comunque, tornando al fumetto, mi sembra che l'argomento sia un argomento molto, come dire, sul pezzo in questo periodo. Si parla di stand-up comedy, in questo caso stand-up comics. Certo, certo. Sì, anche molto sul pezzo, perché in questo periodo soprattutto la ricerca dei bagni è una questione molto molto sentita. Vero anche questo. E questo è il tema principale, che si, il giallo direi, che si innesta nel fumetto. Questo è un fumetto autobiografico, nel senso che, cioè autobiografico nel senso che il personaggio sei tu. Sì, è un fumetto... Tu e le, le due generazioni, sì, soprattutto. Esatto, esatto. La prima storia, come hai un po' anticipato, è ciò che ha fatto nascere questo volume, perché l'anno scorso, dopo comunque un volume precedente un po' più... non tragico, però un po' più tragicomico, un po' più intimista, ho avuto voglia di fare qualcosa di più comico e da un avvenimento che era successo appunto a casa in ufficio con mio padre e mio nonno, ovvero l'otturamento di due water, mi è venuta l'idea di creare questo giallo intorno a... Chi ha otturato il water? Esatto, chi ha otturato questi water? E quindi la storia, diciamo, che gira intorno a questo ed è ovviamente una storia molto goliardica in cui il giallo passa completamente in secondo piano, visto il paradosso del tutto. Sì, è molto divertente, soprattutto sono le dinamiche tra le tre generazioni, nonno, padre, figlio e fratello. Sì, c'è anche mio fratello, una piccola comparsata. Che però lui si astrae perché lui c'ha il suo bagno, quindi la questione. Esatto. Beh, c'è un altro personaggio che è fantastico, l'idraulico è veramente fantastico, che porta avanti l'indagine su come possa essere successo. Questa cosa farà fischiare le orecchie a una montagna di persone che conosco. Dell'idraulico mi piaceva proprio il fatto che prendesse così sul serio una cosa così stupida, cioè proprio è lì poi che è attorno a quello che gira la comicità della storia, secondo me. E poi dopo aver scritto e disegnato questa, e l'ho postata poi sul mio sito e sul mio Instagram, ho detto: cacchio, però è stato divertente. Ha funzionato. E quindi ho cominciato a scrivere altre storie più brevi, sì, magari con dietro anche un messaggio un po' più profondo, però con un po' più sociale. Sì. Meno goliardia pura. Esatto, però diciamo che il veicolo è sempre la comicità della storia. A un certo punto, quando l'ho proposto poi a Polignani, giustamente Polignani mi ha detto: ma come le colleghiamo queste cinque storie? E io ho detto: ma come le collego? O faccio una roba super forzata, perché effettivamente non è che c'è un filo conduttore specifico, soprattutto inserendo Plof, che è il titolo del giallo, non a caso. E quindi ho detto: cacchio, sono tutte comiche. A me comunque piace la stand-up comedy. Ecco, lì vedete l'idraulico, quello tutto a destra. Esatto. Lui è l'idraulico. Mario Holmes. Mario. E quindi ho detto: come le posso unire? È una roba forzata, non mi va. Sono tutti aneddoti. E diciamo che molti monologhi di stand-up, facciamo stand-up e via, raccontano degli aneddoti simpatici. Quindi ho preso il mio personaggio e l'ho fatto recitare sul palco un monologo che diciamo fa da ponte fra queste varie storie. Ecco, l'immagine che vi ha appena fatto vedere Jubin fa vedere anche che c'è una firma dietro, che i monologhi li fa davvero, perché è Daniele Fabbri, sì, sì. Che ha fatto la prefazione del volume e anche la quarta di copertina. Sì, esatto. Come vi siete conosciuti tu, Daniele? Collaborava già con Polignani. Con Polignani, infatti. Conosceva il mio editor. E io, come un avvoltoio, quando l'ho saputo, quando ho avuto l'idea, stand-up comics,
Aspetta, aspetta. Questa è la struttura, ho detto, ma io mi sa che chiedo a Danny se gli va di farmi la prefazione. Poi l'ha letto, gli è piaciuto e per fortuna mi ha fatto la prefazione, che infatti lo ringrazio tanto. Sì, con Daniele Fabbri tante lucche fa abbiamo avuto un incontro su un volume. Sì. Allora, hai detto che ti è piaciuta come formula, che hai cominciato a mettere altre strisce in giro. Pensi poi di fare un seguito? Un seguito a questo nello specifico? Boh, magari un... O anche alla formula. Come... Nel senso, secondo me questa è una buona formula, perché comunque durante l'anno non si lavora solo al libro che uscirà. Infatti. O almeno non nel mio caso, avendo anche il canale web, eccetera. Quindi la formula potrebbe essere... un seguito con, certo, magari all'interno una raccolta di altre storie brevi che potrebbero comparire in futuro sul web, sui miei canali. Però diciamo che la formula della comicità penso che la riuserò. Cioè, nel senso, magari a supporto di storie magari anche più drammatiche, però anche più ricche di... Esatto, come può essere un giallo utilizzando questa formula qua della comicità. Comunque diciamo che mi sono trovato abbastanza a mio agio e mi diverto soprattutto proprio lì. Molto bene. Mi sghignazzo. Ma si capisce che ti diverti, perché leggendolo uno capisce che mentre lo facevi dovevi stare sghignazzando un sacco. Sì, sì, infatti il precedente era stato molto più uno sfogo e questo invece è stato proprio un divertimento. Certo. E se chiediamo ancora alla regia di... illuminare qui, perché questo è quello che lui ha fatto ieri e siccome mi sembrava giusto che il disegno si realizzasse, ecco, esatto. Ce l'avete anche in video, potete fare un confronto. Allora, noi ti ringraziamo per questa descrizione, per essere venuto qui da noi a chiacchierare, perché effettivamente parlare di un fumetto che fa stand up comics non sarà ancora visto, quindi premiamo l'idea e soprattutto ci siamo divertiti a leggere il giallo su chi l'ha fatta più grossa. Letteralmente. Vabbè, peraltro in radio nella crew abbiamo anche una persona che fa stand up comics. Peraltro sì, abbiamo anche una persona che fa stand up comics, in quel caso si trattava di un dinosauro, mi pare di ricordare. Quindi salutando Mosby e Marvin, appunto, è il duo dove c'è la stand-up comedian. Noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Alla regia, che in questo momento è tenuta su da Mushi, che ci segue da dietro. E alla prossima si riparlerà di nuovo di giochi. Ciao! Grazie a voi, ciao.